Allora, oggi è la festa della mamma e allora auguri a tutte le mamme, insomma anche alla mia se permettete che ha compiuto 90 anni, quindi mi sembra giusto. E vorrei dedicarvi il ritratto della madre di Umberto Boccioni. Boccioni è il padre del futurismo, ma il ritratto che ora vi mostro non è futurista, ma anticipa il futurismo di 4 anni. L'opera è questa. Ed è un ritratto meraviglioso che coglie il momento in cui la madre si gira di scatto, forse per vedere il figlio che sta uscendo, quadro pieno di luce con queste pennellate filamentose che si irradiano su tutto il corpo, sul volto, sui capelli e che risentono molto queste pennellate del clima divisionista. Il divisionismo è una versione italiana del puntillismo, di cui rimando poi il video che avevo girato qualche tempo fa parlando di Serà, lo trovate, ecco. Il divisionismo è la versione italiana che troviamo in Giacomo Balla e in Gaetano Previati e in altri ancora. Boccioni diciamo, è allievo di Balla, nel senso che quando Boccioni vive a Roma, Boccioni è vissuto un po' dappertutto, quando sta a Roma da ragazzo, segue un po' i consigli di Giacomo Balla e quindi prende da lui questa visione divisionista della pittura, che poi abbandonerà per il futurismo. E infatti c'è un altro ritratto della madre di Boccioni che però lui non intitola ritratto della madre o cose del genere, ma intitola Materia. Ed è questo. Ecco, qui c'è già la svolta futurista. Siamo passati degli anni, il futurismo ha già esordito, ha già debuttato a Parigi con le famose mostre poi itineranti in Europa e qui vediamo una scomposizione della forma che sa anche un po' di cubismo e che ci rivela un Boccioni maturo, completamente diverso dal precedente. Io ho scelto il ritratto invece quello del 1506, il pastello, perché è un quadro pieno di luce e voglio avere questo, diciamo, ricordo della madre di Boccioni, che perse il figlio. Boccioni morì in un'esercitazione a cavallo a Verona, chiamato alle armi. E lei ebbe un ictus, non parlò più, non si mosse più. A perdere il figlio lo portò a questo. Allora, nel ritratto che vi ho fatto vedere, c'è questo sguardo che lei dà all'improvviso come se lo stesse salutando. In realtà poi lui morirà anni dopo. Però ecco, voglio ricordare questa figura materna piena di luce. Qualcuno ha detto che la madre di Boccioni, che lui ha dipinto sempre, c'era un rapporto molto stretto, che poi trovate anche in questo libro che vi consiglio, che è la biografia di Boccioni. Questo rapporto stretto tra lui e la madre, qualcuno lo ha interpretato però in maniera diversa, cioè la madre è la patria. Secondo una certa lettura, questo continuare sempre a parlare della madre è un cercare anche un'origine, una radice, ma anche una riflessione sulla patria, proprio sul concetto di patria. Punti di vista. A noi piace pensare che sia semplicemente un gesto d'amore nei confronti da parte di un figlio nei confronti della madre e quindi da parte mia un dipinto che ho voluto dedicare a tutte le mamme che oggi appunto festeggiano la loro festa.